Cena, patate ripiene di cheddar e bacon. Salad. Pisellini e fish and chips a manetta con haddock dentro. Salve a tutti amici, secondo giorno in Scozia, sono a Dundee e sto andando a piedi al Baxter Park. Vediamo un po', ci sono 7 minuti da qui e vedremo insieme di che si tratta, che cosa c'è in questo parco. Una delle cose di cui sono rimasto più colpito in Scozia sono le case giocattolo, giocattolose, le case stile proprio American. Infatti gli Stati Uniti l'hanno sicuramente preso dal Regno Unito questo stile. Con le finestre col tettino, eccole lì. Veramente, veramente bello il posto. Sono arrivato a Baxter Park, adesso entro. Guardate che spettacolo, sembrano quelle casettine americane. Ecco, mentre invece là, questo stile qui è proprio British. Cioè, perlomeno la mia idea dello stile British. Non mi aspettavo invece di trovare questo tipo di stile. Io ero abituato a pietra, mattoni scuri, mattoni rossi. Ed eccoci qua, bellissimo parco, con i cani liberi che scorrazzano. Adesso andiamo a vedere che cos'è quell'edificio. Posto molto molto tranquillo, mi piace. Cosa curiosa, i cani sono tutti liberi. Li lasciano liberi, sono cani educatissimi. Fantastico, gli mettono il guinzaglio solamente per uscire dal parco, perlomeno quelli che ho visto qui. E questo è l'edificio, vediamo un po'. Scottish Tourist Board. Ah, è proprio un'attrazione, c'è qualcosa qua dentro. Faranno degli eventi. Ok, adesso vado al centro di Dundee, 23 minuti a piedi circa, ci si fa tranquillamente. E vado a vedere la statua di Desperate Dan anche, già che sono lì, e visiterò un po' di negozi, sono curioso. Sono a Park Avenue, le porte rosse tipiche del Regno Unito, bellissime. Ed ecco la bizzarrissima statua. Adesso vado a ripararmi perché sta piovendo. Ragazzi, in Scozia un minuto fa il sole e un minuto dopo piove. Bisogna essere pronti a tutto qui. Finally, this is Scotland. Yep, on my way now. Là in
lontananza vediamo la RSS Discovery, ci andremo un altro giorno. C'è parecchio traffico in questo punto di Dundee. Ok, sto tornando verso casa. Sono uscito adesso dal centro. Vediamo qui cos'è. Sono tutti benvenuti in questo posto. Ma che cos'è? Ah, Jesus, scritto. Ah, ok. Ed ecco qua, beef burger made in Scotland, fatti qui con la piastra, veramente veramente buonissimi. Allora, ho finito gli hamburger, buonissimi, e Scotch Ale, la birra scozzese, non male, non male assolutamente. Ed ecco che fuori il tempo è buono per ora, non si sa quello che succederà fra un'ora o due ore, però non male.